Buongiorno ragazzi, anche oggi inquadratura nel lettone. E sì, quando dormo ho le maglie che hanno i buchi, ma chi se ne frega, questa maglia è talmente comoda. Io l'ho presa ad H&M nel negozio di Amsterdam quando ancora abitavo su lì e non riesco a separarmici perché è troppo comoda per dormire, super stretchy, lunga, morbida, vabbè. Che importanza ha perché stiamo parlando della mia maglietta. Comunque, come al solito ho gli occhi rossissimi e se vedete che ho i capelli strani è perché ho fatto la cheratina 3 giorni fa, quando era? Non ieri, ma l'altro ieri notte, tipo. E quindi ho i capelli di questo colore argentato violaceo che sapete che fino a quando li lavo poi è così, ma devo tenere sulla cheratina 3 giorni. Oggi è l'ultimo giorno, per questo sono un disastro, disastrosi, ma devo aspettare perché se voglio che faccia bene effetto la cheratina, devo aspettare ancora fino a domani per poterli lavare. Allora, che dirvi ragazzi? È ufficialmente iniziata l'estate, me ne sono accorta uno dal fatto che ho 50 punture di zanzara ovunque, su tutte le gambe, perché ho fatto lo sbaglio sabato sera di uscire con un abito e senza mettermi praticamente l'autan, e quindi il risultato è che ragazzi mi prude tutto e ho delle, cioè, e ho delle punture che non potete neanche immaginare, cioè è terribile. Io le odio le zanzare, io le detesto ed è per questo che continuo a fare il bagno nell'autan ogni estate. E puntualmente, però, la prima sera che io, vabbè, quest'anno non ci sono zanzare, e quindi fino a quando poi mi rendo conto che ho 50 punture, ovviamente non mi rendo conto, ma da adesso in poi uscirò con l'autan, perché ho sempre scorte di autan a chili a casa, ok? Oltre ad avere un sacco di trucco, un sacco di trucchi, eccetera, eccetera, e borse, ho anche tanto, tanto autan, sempre e comunque. Vabbè, comunque siamo usciti, mi sa che Eric non ha nessuna puntura, io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Quindi, tanto per farvi capire che io sono una specie di luce nel buio per le zanzare, cioè vengono tutte sempre solo da me. Non capisco, cioè mi dà un... E comunque, tanto per farvi sapere, ho provato quelle pastigliette, mi sto grattando le gambe nel frattempo, sì, perché è terribile. Ho provato quelle pastigliette dell'erboristeria, quelle cose omeopatiche che tipo tu le mangi, praticamente le zanzare non sono più attirate da te. Non è vero! Io l'ho provata sta cosa, ma non è assolutamente vero, ti mangiano comunque. Ah, ok, mi sono resa conto che ho un'altra puntura, ok. Comunque sì, quelle non valgono nulla. L'unica cosa che si può fare è veramente spruzzare litri, litri di Autan. Comunque, e poi mi sono resa conto che è arrivata l'estate, secondo motivo per il fatto che ho la pressione bassissima. Ieri mi girava la testa e cioè se mi alzavo mi girava la testa, sono dovuta rimanere praticamente seduta per tutta la mattina. Forse il caldo, boh, non lo so. Adesso ho acceso l'aria condizionata, ma mi sa che devo far cambiare il liquido di congelamento, come si chiama l'aria condizionata? Ma come funziona? Costa tanto? Cosa? Boh. Strano che dopo 3 anni, però secondo me non è più fredda con... Boh, vabbè, ma chi se ne frega. Comunque, questo è quanto. Adesso andrò a farmi un buon frappè, così magari mi tira un po' sulla pressione. Tra l'altro, volevo farvi notare come dalla parte mia ci sia la copertina, dalla parte di Eric niente. Perché io ho freddo, ragazzi, cioè io non lo so, non so come facciano i ragazzi a non avere mai freddo, ma io ho freddo, cioè, fino, calcolate che ieri ho tolto il piumino, il piumone invernale intendo, perché, e ci avrei dormito molto bene anche stanotte, devo dire la verità, ma mi faceva un po' pena Eric, che sudava 7 camicie letteralmente, quindi insomma non era il caso, però per me è così bello stare al calduccio, boh, non lo so, forse con gli anni divento più freddolosa, boh, non lo so, è strana sta cosa, però è così. Comunque oggi, ragazzi, ho fatto un sogno stranissimo. Ero in una specie... Allora, a parte che io nei sogni sono molto spesso negli hotel, però era un hotel, ma al contempo era casa mia. E uno, mi ricordo che volevo prendere un dolce, e però tutte le torte stavano finendo giù, tipo nel ristorante, boh, io volevo prendere sta torta, boh. E poi ho detto, no, ok, la ordino al servizio in camera. Solo che poi ad un certo punto non riuscivo a salire perché stavo al terzo piano e non riuscivo a trovare il 3 nell'ascensore, c'era anche altra gente. Poi l'ascensore aveva dei problemi, siamo usciti al primo piano, poi ho dovuto trovare un altro ascensore per salire al terzo.
Poi mi sa che ci sono riuscita, ma non so perché mi sono spogliata davanti alla porta di casa ed ero completamente nuda. E poi mi sono detta, cavolo, devo aprire la porta in fretta prima che arrivi qualcuno, altrimenti mi vedono. E tipo ero lì che cercavo di aprire sta porta perché mi sono spogliata fuori, non lo so. E poi sono tornata dentro e guardavo l'orario del volo perché dovevo partire. Ed ero a Parigi perché ai tizi in ascensore stavo chiedendo, ma quant'è che ci metto dal centro di Parigi ad Orly, all'aeroporto? E mi dicevano, no, poco, guarda, ci metti tipo 15-20 minuti, non c'è traffico, una roba del genere, ma roba, cioè che sogni. Ma molto spesso faccio questi sogni che sono in aeroporto e devo volare verso casa e devo stare attenta a non perdere l'aereo. E mi ricordo che il volo era tipo alle 10 di sera, qualcosa del genere. Vabbè, comunque poi mi sono svegliata in realtà, quindi boh, non lo so, non lo so. Comunque, adesso andiamo a fare questo frappè che almeno mi tira sulla pressione un po' se mangio un po' di frutta, perché è veramente... ieri seriamente avevo paura di svenire, non sto scherzando. Comincio a vedere tutto nero, le stelline, e lì so che sono veramente al limite, devo sedermi, sdraiarmi, mettere le gambe in alto perché mi torni, insomma mi si alzi un po' la pressione. Comunque vabbè, è bellissimo perché mi state mandando un sacco di foto con la mia candela e molte di voi ne hanno prese addirittura più di una e questa cosa mi ha sconvolto, cioè mi ha lasciato veramente super super contenta, perché vuol dire che vi piacciono talmente tanto gli orecchini che ho disegnato che ne volete più di un paio, e questa cosa è bellissima. Tra l'altro notare che la mia candela sta sempre qua sul mio comodino. Oggi l'ho chiusa perché c'era il profumo dell'altra candela che avevo accesa fuori in corridoio. Ragazzi, io amo il profumo di questa candela, mamma mia. L'unica pecca è che è talmente goloso, è talmente... ti fa venire voglia di dolce. Forse è per questo che nel sogno stavo cercando disperatamente di comprare una torta, ma che roba. Comunque sono, sì, per la candela super super felice che vi piace davvero. Indosso sempre i miei orecchini che secondo me sono stupendi, stupendi, stupendi. E in molte mi avete chiesto come mai non ho creato anche un'altra linea di bracciali eccetera eccetera, perché mi sono soffermata sugli orecchini perché è una fissa che ho e mi piacciono gli orecchini, però ovviamente non è escluso che se questo progetto va molto molto bene magari in futuro potrei farne un'altra con altri gioielli, altri design, quindi potete sempre chiedere, potete sempre, lo sapete che se il pubblico chiede poi una cosa si fa, no? Quindi ecco, insomma. Sarebbe molto bello rifarlo questo progetto perché mi sono divertita tantissimo e ve l'ho menzionato anche nel video. In realtà avevo un'idea, una mezza idea di fare una candela dedicata a Gatto Denver e Gatta Stellina, solo che poi il design non mi piaceva tantissimo e invece quando ho visto, perché avevo due idee parallele, una era appunto questa della fairy tale, della fiaba, delle principesse eccetera, l'altra idea era quella appunto di Gatto Denver e Gatta Stellina, e quando ho visto il design di Gatto Denver e Gatta Stellina non mi entusiasmava, questa invece ho capito subito che era la candela giusta, che era lei, e quindi poi insomma siamo andati avanti con questa. Però l'idea di Gatto Denver e Gatta Stellina c'era perché me l'avete scritto voi, ma in realtà era una cosa a cui avevo pensato anch'io, però poi ho fatto comunque gli orecchini a forma di gattino e quelli sono Gatto Denver e Gatta Stellina. Comunque la situation con i gatti va abbastanza bene, a parte Beta. Gatta Beta praticamente odia tutti e soffia a tutti, un po' meno a Max perché ovviamente lo conosce, però soffia a tutti indistintamente, in particolare odia Denver. E perché lui terrorizzava lei quando si erano appena, cioè quando sono appena arrivati, quindi penso che sia una specie di tu hai terrorizzato me, io adesso terrorizzo te, e comunque Beta comanda, su questo siamo sicuri, cioè... matematico proprio. Audrey se ne sta per i fatti suoi, Gatto Max, vabbè un pagliaccetto, con lui si fa quello che si vuole, Gatto Denver, era il campanello, mi è arrivato un pacchetto. Comunque con Gatto Denver si fa quello che si vuole, inizialmente era cattivo, adesso invece è lì con la coda tra le gambe. Gatta Beta comanda, decisamente Gatta Beta comanda. Adesso andiamo a fare questo frappè e a vedere che pacchetto è arrivato. Nel frattempo ho attivato il robottino che pulisce casa, l'iLife, anche se ieri in realtà c'è stata qui
la signora delle pulizie, ma vi devo dire che con 4 gatti, ragazzi, bisogna praticamente pulire ogni giorno. Grazie al cielo che c'è questo robottino automatico che fa tanto, tanto, tanto lavoro per me. Devo dire, qui c'è gatto Max. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor gatto Max. Signor gatto Max. Buongiorno. Mi mordichi sempre. Tu mordichi, non sei un cane, gatto Max. I gatti, e poi si lancia a terra. Tu mi mordichi come se fossi un cagnolino. E arriva subito il suo compare. Loro sono sempre insieme. Amore mio, sei il mio gattino tutto bianco. Sì. Tutti lo sanno che sei tutto bianco, tu sei tutto tigrato, tu sei tutto bianco. E un poco, poco arancione. Sempre di più però, sempre di più ti hai arancione. Ma sempre tutto bianco, tutto bianco, tutto bianco. Il pacchetto che mi è arrivato è meraviglioso, tutto rosa ed è di Hair Care Panda, ragazzi. Comunque queste cosine in realtà sono un regalino per voi, perché appunto fanno parte di un giveaway che metterò presto su Instagram. Seguitemi sempre su Instagram, il link lo trovate qua sotto nel box informazioni, perché regalo sempre tantissime tantissime cosine. Tra l'altro, altra cosa che volevo farvi vedere, presto presto, anzi forse quando vedrete questo video già sarà online, si è imbrogliato con i cavi, salviamo l'high life, vattene in corridoio che c'è bisogno, no. Ciao. E questi saranno i prodotti che vi regalerò su Instagram, non so se oggi oppure domani. Intanto mi dite che devo fare giveaway anche su YouTube, avete ragione, li farò assolutamente anche su YouTube. Nel frattempo però appunto su Instagram è molto più semplice farli, quindi se volete intanto andare su Instagram troverete o già quando questo video è online oppure domani tutti questi prodotti, ragazzi, il valore di oltre 1000 euro se li sommiamo. E c'è Too Faced, Benefit, molte cosine di Fenty Beauty, Dr. Jart, Dior, Diego Dalla Palma, Pupa, c'è veramente un sacco di roba interessante, palette Diego Dalla Palma, quindi non perdetevi mica i voi, ragazzi. Ok, nel frappè metterò 2 pesche, 3 albicocche e poi un po' del mio solito yogurt greco che non può mai mancare. Taran taran. Però ho visto che c'è anche quello senza lattosio, mi sa che dovrei comprare quello perché a volte mi fa male lo stomaco. E poi giusto un sorsetto di latte di mandorla, e questo è il mio preferito, anche se non ho mai provato quello non tostato, che non so se è buono oppure no. Se l'avete provato fatemi sapere che sapore ha, perché a me piace il se è lieve, gusto di tostato come questo non mi dà fastidio, però magari l'altro mi piacerebbe di più, non lo so, fatemi sapere se l'avete provato com'è, se è un pochino più leggero come gusto. E ok, adesso lavo la frutta e poi tutto nel frullatore. Ed è fatta. Alright, il frappè è pronto. E ragazzi, quanto amo. In realtà lascio un sacco di pezzi, devo comprare un frullatore nuovo. No, in realtà Eric ne ha uno che è fantastico, dobbiamo portarlo qua. Comunque, il frullato pesca e albicocca è una delle mie cose preferite in estate, ragazzi. Ve li ricordate i bicchieroni del Hard Rock Café di Amsterdam? Sono questi, solo che non c'è più la scritta. Con i vari lavaggi in lavastoviglie se n'è andata. Però sono giganteschi, seriamente giganteschi. Cin cin! Fatto la doccia e guardate che figata il mio accappatoio. Ah, come faccio a farvelo vedere? Ta-da! No, si vede? Sì, si vede. Boh, a parte la mia codina oscena. Eddie Too Faced, yes, lo adoro, bellissimo, è super 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 morbido, è sofficissimo. Ragazzi, sto stendendo l'illuminante come se non ci fosse un domani e uso sempre quello della palette di Chiara Ferragni, che ho, ditemi quello che volete, ma a me piace, e l'ho usata anche oggi per fare il trucco. Certo, non ha ombretti opachi, questa cosa mi manca parecchio perché a volte tendo piuttosto magari a prendere un'altra palette che ha
ombretti sia opachi che shimmer o comunque sia opachi che satinati, però non lo so, a volte queste giornate estive così mi piace usare anche solo questa palette. Sarà che il packaging mi fa impazzire, ragazzi, io non avrei potuto disegnarle, cioè disegnarne una più bella. Comunque volevo dirvi appunto che sto usando praticamente ogni giorno, da quando ho provato questo illuminante, l'illuminante, non so quanto durerà, se è una fase o se è effettivamente una cosa che adesso ho cominciato a fare e farò sempre. È strano che ho iniziato a farla proprio in estate, perché io ho sempre odiato l'illuminante particolarmente, cioè in estate, quindi interessante questa cosa. Comunque stavo pensando, in realtà, allora, eyeliner, uso sempre il Better Than Sex di Too Faced. Tra l'altro è uscito il loro nuovo mascara e sono stra curiosa di provarlo. Comunque stavo pensando che è un po' di tempo che quando mi sveglio prima di andare a dormire non ringrazio l'universo, perché sapete che è una cosa che ho sempre fatto e adesso un po' l'ho persa, devo assolutamente ricominciare a farla, perché secondo me questa cosa ti aiuta molto a cominciare bene la giornata e andare a dormire serena, perché ti concentri su tutte le cose belle che hai, mentre molto spesso tendiamo a concentrarci più sulle note negative e ci dimentichiamo delle cose invece positive che magari abbiamo, e quando invece le perdiamo, quando ci succede qualcosa, pensiamo, cavolo, quanto era bello prima, no? E anche solo il fatto di stare in salute, siamo fortunatissimi già solo ad avere la salute, un tetto sopra la testa davvero, e non dobbiamo dimenticarci di ciò. Specialmente se abbiamo più di quanto avremmo bisogno per vivere, dobbiamo veramente veramente essere grati, ed è una pratica che ti aiuta tanto, è un po' come una meditazione, no? Ringraziare, almeno per me è così, ringraziare l'universo la mattina appena mi sveglio per tutte le cose positive e buone che l'universo mi ha dato. E da qualche parte ho letto, sapete queste citazioni che leggo io e trovo in giro, a volte ve le posto anche su Instagram, mi piace tanto. C'era una citazione che ho letto che diceva più o meno che all'universo piacciono molto le persone grate, e più sei grato di qualcosa più cose positive riceverai. Io ci credo molto in questo e per me è sempre stato così, quindi voglio ricominciare a farla questa cosa, e non dovete per forza farla ad alta voce, non cambia assolutamente nulla. Io l'ho sempre fatta nella mia mente, ma mi sono soffermata sulle cose positive che ho e ho ringraziato, e ringrazio, devo ricominciare a fare questa cosa, e ringrazio l'universo per ogni singola cosa positiva, qualsiasi cosa vi venga in mente, veramente tutto, tutte le cose per cui dobbiamo essere grati. E prima di andare a dormire, stessa identica cosa, ed è una pratica che appunto aiuta molto, ti fa sentire fortunato, come effettivamente siamo, perché la mente tende veramente a concentrarsi solo sulle cose negative, no? Tipo, ah, non vedo l'ora che succeda questo, oppure, cavolo, ma perché mi succede sempre questo? Poi magari abbiamo 100.000 fortune attorno a noi e ci invece soffermiamo sulla, magari sulla nota negativa di un'unica giornata, no? Dimenticandoci che in realtà siamo molto, molto, molto fortunati, appunto, già solo per il fatto di avere cibo in dispensa, di avere un tetto sulla nostra testa, di avere la possibilità magari di andare in vacanza. Anche per questo, ragazzi, bisogna essere grati, perché non tutti hanno queste possibilità, e quindi secondo me è importante non dare mai niente per scontato, ragazzi. Secondo me uno dei segreti proprio di chi comunque ha successo è quello di non dar niente per scontato. Tutto quello che anche a me arriva, io sono super grata all'universo per quello che mi dà. E se non credete nella legge dell'attrazione, in ogni caso aiuta questa cosa, perché se tu ti concentri anche solo per qualche secondo della giornata prima di andare a dormire e quando ti svegli e ti concentri sulle cose positive che hai, vuol dire che tu ci pensi, e quindi matematicamente il pensiero ti rallegra. Oh mio Dio, non mi ricordo più come si dice, cioè il pensiero comunque ti rasserena, e quindi è una cosa molto molto utile, secondo me, molto molto utile, molto bella da fare, che aiuta veramente veramente tanto. Comunque mi chiedete sempre di fare altri video sulla legge dell'attrazione, ragazzi, e vorrei farne un altro, ma magari ditemi esattamente l'argomento, oppure che cosa
che cosa vorreste che trattassi in particolare, perché ho già fatto, mi sa, 2 video sulla legge dell'attrazione e più o meno ho toccato tutti i punti, diciamo, importanti. Scusatemi, ma devo sempre mettere le cose dietro di voi qua. E quindi sì, fatemi sapere, perché vorrei farne un altro, ma vorrei anche sapere esattamente che cosa vorreste, di che cosa vorreste che parlassi, oppure se volete un video in generale ancora sulla legge dell'attrazione, in cui magari mi soffermo un pochino di più sui vari temi, sui vari argomenti, fatemi sapere. Magari in quel video potrei consigliarvi anche i libri da leggere, che non è una cosa, che è una cosa utile secondo me, perché mi viene chiesto molto spesso, e vi ho fatto vedere alcuni dei libri sulla legge dell'attrazione che ho letto quando traslocavo, perché li stavo inscatolando, ve li facevo vedere, però potrei effettivamente magari fare un video dedicato proprio alla legge dell'attrazione in cui vi parlo anche magari di ogni libro, anche se è passato un po' da quando li ho letti. E vi devo dire la verità, questo genere di libro ogni tanto va riletto per rinfrescarsi un pochino la memoria, quindi probabilmente dovrei rileggerlo, se avessi un po' di tempo sarebbe anche utile molto molto farlo, però sono comunque in linea generale libri che scorrono molto velocemente, che ti arrivano e ti toccano nel profondo, almeno a me è successo così. Se l'universo funziona così, se le mie parole, se un aforisma sulla legge dell'attrazione, se qualcosa risuona dentro di voi, significa che è arrivato per voi il momento di leggere, di informarvi su queste cose. Se invece la legge dell'attrazione e queste cose non vi fanno né caldo né freddo, ovviamente non è il momento per voi di addentrarvi in ciò. Dipende tutto dalle sensazioni, però se questa cosa risuona dentro di voi così come è successo a me, così come è stato per me, sicuramente potete iniziare un cammino che vi aiuterà a vivere la vita. Da quel momento, da quando scopri determinate cose, vivi in modo diverso e tanti atteggiamenti anche delle persone li vedi in modo diverso. Quando sai che cos'è l'ego, quando sai cos'è il corpo di dolore, ragazzi, e riesci a distaccarti dai tuoi pensieri, vivi in modo diverso. Quindi vabbè, magari sì, scrivetemi, potrei veramente fare un altro video dedicato. Allora, abbiamo fatto mascara eccetera, devo andare a rifare assolutamente il lash lift, passiamo veramente da un argomento profondo a un argomento frivolissimo, ma devo assolutamente, perché sono passati 2 mesi tondi mi sa oggi da quando ho fatto l'ultimo lash lift. In realtà sta durando ancora, però non sono piegate come erano, forse queste ciglia sono più piegate all'insù di queste, o forse ho messo più mascara, rimediamo. Sempre better than sex, sempre rosa glitterato, perché tutto quello che ho è rosa glitterato. Però sì, devo assolutamente rifarlo. Per tutte quelle che mi chiedono dove vado a farlo, ragazze, Daniela Studio a Trieste. Se scrivete Daniela Studio ciglia a Trieste su Google lo trovate, cioè sia su Facebook che su Instagram, oppure potete andare a vedere chi seguo io su Instagram e la trovate. Ed è bravissima, a prezzi super super accessibili, però è veramente veramente brava e si aggiorna e si impegna costantemente per migliorare anche le tecniche già esistenti, quindi questa è una cosa che mi piace moltissimo. Ed è stata una anche tra le prime a fare il lash lift qua a Trieste, quando ancora andavano di moda praticamente solo le extension, quindi super 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 consigliata. Ed è anche molto brava a regolarsi, fa anche l'extension ovviamente se volete, ed è anche molto brava in realtà a regolarsi a seconda del vostro, della forma del vostro occhio, perché tipo, soprattutto con l'extension penso che ci sia bisogno di ciò, tipo a me le faceva un pochino più allungate essendo che non ho l'occhio molto all'insù, e questo mi aiutava ad alzarlo un attimino, quindi sì, ecco, io vado da lei da tipo 3 anni ormai e mi trovo da Dio, non cambierei mai. Ok, trucco completato, ho usato appunto sugli occhi la palette Chiara Ferragni, sono tutti su agli ombretti, non ho usato nient'altro, illuminante stessa cosa della palette Chiara Ferragni. Sulle labbra, ragazzi, ho usato, mi chiedete sempre quali rossetti uso, e questo è di Mesauda, sapete che io adoro i loro extra matte, e questo è il colore 101 Pavlova, questo nome è stranissimo. E poi per il sopracciglio ho usato la Brow Contour Pro di Benefit, che mi piace moltissimo. In realtà uso solo
il lighter shade, a volte la sfumo con la deeper shade, ma secondo me è abbastanza scura. E fondotinta ho usato sempre il mio preferito del periodo, che è quello di Diego Della Palma. Ragazzi, è fantastico, almeno su di me funziona da Dio. Colore 242N, il fondotinta si chiama Nudissimo. Fondotinta naturalmente opaco, infatti è vero, forse è per questo che mi piace metterci l'illuminante, perché non ho la pelle lucida, me la lascia opaca, però non la secca e non si vede addosso, ragazzi, che come sapete ho testato il Fenty Beauty in tutti i modi possibili, addosso si vede. Questo di Diego Della Palma è fantastico, pelle come pesca veramente. Ah, una cosa mi stavo dimenticando, lo spray fissante, che come al solito è l'All Nighter di Urban Decay, ne ho diversi ma questo è sempre il mio preferito. Alright, e poi invece come primer ho usato sempre uno dei miei preferiti, che è il The Pore Fashional di Benefit. Questo è fantastico, se non l'avete ancora provato dovete assolutamente farlo. Ma può essere che tu sia spaventato da delle ciotole? Ho capito che sono nuove, non le hai mai viste prima, ma insomma aver paura di due ciotole in ceramica mi sembra un po' assurdo. Non ci posso credere. Che ridicoli. Vabbè, adesso gli do la cena e dopodiché esco, perché mi vedo con la mia amica Giulia, andiamo a fare una passeggiatina e spero ci sarà anche Keira, la bimba, perché mi piace sempre vederla. Adesso devo veramente sfamare questi poveri gatti, perché come vedete sono super affamati. In realtà non è vero, però vabbè, fanno la scena. Oggi nel frattempo è arrivata anche la lettiera nuova, che non so perché, ma mi avete detto in tanti, ma perché hai quattro lettiere? Ma non ho quattro lettiere, ne ho due. Mi chiedete se com'è avere quattro lettiere, se puzza tanto. Allora, noi ne abbiamo due e le puliamo 2-3 volte al giorno, quindi sono sempre pulite e basta, insomma non puzzano. Abbiamo una sabbia profumata per tutti quelli che ce l'hanno chiesto, perché è molto interessante sta cosa, scambiarsi comunque opinioni tra gattare e gattari, ok? E quindi no, ho le lettiere chiuse, due, e appunto pulendole 3 volte al giorno non puzza, insomma. E poi abbiamo la sabbiolina profumata. In realtà anche questo è un buon segreto che consiglio. Consigli da casalinga, veramente, cioè mi devo preoccupare. E basta. Altra cosa che ho fatto nel frattempo, ho fatto una lavatrice e ho risposto a 750.000 email. Il bello è che non ho nemmeno finito ancora, quindi. Però adesso sono le 6:10 e veramente finalmente esco, insomma, e poi vado anche al supermercato, vabbè, niente interessante. E sono qua con Giulia e Lia. Ciao. Ciao. E la bimba c'è anche lei, vi faccio vedere un angolino del passeggino. Allora, siamo andati a fare la spesa, in realtà ho preso qualcosina, grazie che mi avete accompagnato. È sempre molto divertente fare la spesa. Dicono che sono molto divertente quando faccio la spesa. Sarà. Ma no, ma hanno cambiato tutto, non sapevo dove sono le robe. Certo. Vabbè, quindi è stata un'esperienza interessante. Interessante. Socialmente interessante. Sì, no, uno studio sociologico. Ecco, loro giustamente da psicologi, ragazzi, è rosso. Sì. Cioè, insomma, no? E niente, adesso cosa facciamo? Mangiamo un gelato? Volentieri. Una granita, fa un caldo, ragazzi. È vero, terribile. Finalmente. Loro comunque, se li seguite nel loro canale Love in Travel, dovete sapere che arriveranno nuovi video, perché hanno deciso la prossima tappa, ma non vi diciamo qual è. Come al solito non è un posto vicino, ecco, quindi possiamo dire che non è in Europa? Non è in Europa. Non è in Europa. È solo un piccolo indizio. Eccolo il gelato. Allora, io ho preso una coppetta con due palline, Choco Menta è una specie di Kinder, che non mi ricordo il nome, ma tipo Kinder. E io anche avevo preso la panna, però se l'hai dimenticata. Evidentemente. Tu hai preso? Bacio e yogurt maracujá. Frutto di maracujá si dice. Penso di sì. Mi raccomando. No, io non ho idea. Frutto della passione, insomma. E Lia, cosa hai preso tu? Il Kinder e le 7 veli di cioccolata, cosa del genere. Però. Muzza, Max. Muzza. Chi è Max? Max! Che è Max? Muzza! Muzza? Ma io non ne fate il patatino! Che è Max? A Max, dovete sapere, piacciono tanto i bambini. Quindi quando viene Keira sta sempre vicino a lei. Oh! Pridna, pichizza! Io? Max? Max?
Che cosa fa? Miau. Miau. Max. Max. E per cena, ragazzi, abbiamo ordinato il sushi. Io, come sempre, ho preso i nigiri a salmone. Poi ho preso questi roll con salmone Philadelphia, che se mi seguite nei mukbang sapete che adoro, sono buonissimi. Poi ho preso i maki, osomaki, forse, non mi ricordo, fritti sempre con il salmone. Poi come antipasto gli edamame, i maki semplici con il salmone. E poi Erika ha preso un sushi misto. E lì ci sono anche, c'è anche il roll avocado. Avocado. Salmone e sempre quello con il Philadelphia. E adesso stiamo guardando la terza stagione di Slasher, questa serie TV su Netflix. E gli farò leggere tutto il mio blog perché tutti devono sapere. Alexander, lasciate un messaggio. Puoi richiamarmi? Alexander, non sai dove è andato? Alright, mia family, mi sono struccata, ho messo l'olio di ricino su sopracciglia e ciglia e come crema occhi ho usato quella della Kiehl's all'avocado, che ragazzi è fantastica, lascia la mia pelle super 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 morbida e la mattina è ancora super super idratata, la adoro e ne basta pochissima tra l'altro, quindi vuol dire che dura anche tanto il vasetto. E burro cacao, rigorosamente sempre burro cacao prima di andare a nanna. E poi ho messo il... sa che si chiama Liquid Gold, come si chiama? Gold, ve ne parlerò perché ve l'avevo fatto vedere in un video haul e in tantissimi avete scritto usalo, usalo perché è fantastico. Ragazzi, secondo me è grazie a questo prodotto che, vabbè, qui ho la cremina per l'ultimo piercing perché ancora non si è cicatrizzato del tutto quello sulla cartilagine, l'ultimo, e stessa cosa da quest'altra parte. Comunque devo assolutamente parlarvi di quel prodotto perché vi giuro, secondo me è grazie a lui se non ho più avuto un brufolo, ne ho avuto uno piccolino qui che però se n'è andato anche abbastanza in fretta e tutto sommato la mia pelle è migliorata tantissimo. Non mi ricordo adesso come si chiama, sta nell'altro bagno e di là c'è Eric che dorme, quindi mi secca svegliarlo che si è appena addormentato, però ve ne parlerò, il gold, liquid gold qualcosa, vabbè, comunque ve ne parlerò. Questo è quanto per oggi, spero sia stato abbastanza lungo questo video e lo so che nei vlog spesso le mie giornate sono simili, però ragazzi, i vlog sono la vita reale, sono le mie giornate vere e quindi molto spesso ovviamente le giornate a Trieste sono la mia quotidianeità nella sua normalità, ma magari a volte mi piace farlo anche perché non pensiate che gli influencer hanno sempre questa vita mondana eccetera eccetera, viaggi eccetera eccetera. Quando siamo a casa ovviamente la vita è simile a quella di qualsiasi altra persona, ovviamente, ok? E poi volevo anche menzionare un'altra cosa perché in tantissimi ancora adesso mi scrivono: Nicole, tu secondo me non sai stare da sola eccetera eccetera, e questa cosa mi fa un po' pensare, nel senso che a dire la verità, inizialmente quando con Tomas è finita, io ovviamente anch'io pensavo, c'è Gatto Max che vuole entrare, vieni Gatto Max, vieni Gatto Max, vieni Gatto Max. Lui deve stare sempre con me quando sono in bagno, cioè è così, deve essere così. E anch'io avevo pensato, forse è il caso che io stia da sola, perché logicamente dopo una storia di quasi 14 anni, ne ho iniziata dopo 3 mesi e mezzo un'altra che è durata 3 anni, 3 anni insomma è un mese, quindi è chiaro che anch'io ho pensato... E me l'hanno detto, me l'ha detto anche mia mamma inizialmente, eccetera, eccetera. Nicole, forse dovresti stare un po' da sola. E io ho pensato a questa possibilità, ok? Il fatto è che quando ho rivisto Eric è stato, ed è tuttora tutto così meraviglioso, che io solo per un concetto mentale... Ma Gatto Max, ti prego! Sei troppo agile. Solo per questo concetto mentale del dire devo stare da sola, io avrei perso la storia più profonda e più sì, avrei perso questa storia meravigliosa che mi rende felice, quindi quando sento queste parole penso, sì, immagino che vedendola dal di fuori uno possa dire ah, forse dovresti stare un po' da sola, però io se avessi deciso di restare da sola, cosa che avrei potuto fare, che ho ponderato anch'io, ragazzi, però quando ho rivisto Eric non c'è stato niente da fare, cioè avrei rinunciato a una cosa meravigliosa per un concetto mentale, solo perché quest'idea del
dovrei restare da sola e quindi non avrei potuto, perché non avrei potuto davvero rinunciare a quello che stava accadendo, a un rapporto come questo, così appunto profondo e di simbiosi che abbiamo, sarebbe stato un vero, vero un peccato, ma per la mia vita, cioè per quello che sto provando e vivendo, sarebbe stato un peccato davvero. Quindi sicuramente, col senno di poi, penso forse all'epoca, quando mi sono lasciata con Neil nel 2015, forse all'epoca sarei dovuta rimanere da sola, chi lo sa ragazzi, la vita va come va alla fine, no? È facile, è sempre facile col senno di poi dire, ah forse avrei dovuto fare così, o forse avrei dovuto fare così. In realtà la vita accade e noi possiamo solo reagire ad essa. Però a chi mi dice che dovrei restare da sola o non so stare da sola, io vorrei rispondere così, vorrei dire così. Certo che non devo spiegazioni a nessuno perché è la mia vita, però a volte si tratta anche di consigli che magari mi potrebbe dare un amico o un'amica. Però vi dico la verità, non avrei potuto rinunciare alla storia che sto vivendo in questo momento e non sarebbe stato giusto per me, perché mi sarei preclusa un qualcosa di bellissimo. Quindi questo è il discorso, ecco. Quindi niente, questo è quanto. Come al solito, io prima di andare a letto ho sempre questi discorsi un po' più profondi in cui io voglio affrontare argomenti un po' più così, diciamo, seri. Comunque questo è quanto, bacio mia family grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando, vi aspetto circa 17:30, ma poi di solito è sempre un po' più tardi, anche se oggi sono stata puntuale, ma vabbè, comunque, bacio grandissimo, ciao, a domani, buonanotte, buongiorno, qualsiasi ora sia della giornata per voi, ciao.